Ciao ragazzi, rieccoci con un nuovo video. Oggi un unboxing veloce, un unboxing di Mario Kart 7 Wheel. Ecco, questa è una periferica plasticosa esterna al DS. È praticamente una specie di volante che si attacca dietro al DS per migliorare la giocabilità in prima persona, possiamo dire, di Mario Kart 7. Allora, parlo subito. Questa cosa, questo pezzone di plastica lo consiglio solo a quelli cui giocano tanto a Mario Kart 7 e vogliono, magari non hanno mai provato l'esperienza o hanno provato l'esperienza in prima persona, quindi quella col giroscopio, e non riuscivano bene a tenere l'impugnatura del DS, diciamo, era un po' difficoltosa. Ecco, forse per quelle persone che vogliono utilizzare il giroscopio è una spesa adeguata, possiamo dire. Il prezzo non è molto dei migliori, infatti lo si può trovare sui 15 euro. Io ho trovato un'offerta, ovviamente, come sapete, ogni offerta la prendo. L'ho trovato a circa 3 euro. E subito me lo sono preso. Me lo sono preso per vedere poi in cosa consisteva. Se poi è migliore questa giocabilità. Allora, ecco, questo davanti, questo è il retro che ti fa vedere proprio com'è il volante plasticoso. Apriamolo. Ok, mettiamo subito. Ecco il pezzone, abbastanza grosso, e un laccio, perfetto, un laccio penso per il per i 3DS. Infatti qua ti fa vedere che c'è il volante, le istruzioni e lo strap. Questo, vabbè, gradito, diciamo, tra virgolette. E niente, proviamo subito. Ah no, qua ti fa vedere proprio che attaccando lo strap al 3DS, tac, si lega in qualche modo al volante. Ok, proviamo subito. Innanzitutto scegliamo la schedina che ci interessa. Allora, magari c'è già nel 3D. Ah, eccolo qua. Eccolo, Mario Kart. E ok, poi vediamo come funziona. Si appoggia e basta. Qua abbiamo due pulsanti R e L abbastanza in rilievo, che dovrebbero aiutare a premere i pulsanti. Vediamo come si infila. Appoggiamo da qua. Ok, già dalle prime impressioni sembra abbastanza migliore la presa. Proviamo. Oh, mi sa cambia. Proviamo a cambiare inquadratura un attimo. Mi servono tutte e due le mani, quindi un po'. Allora, proviamo con un giocatore direttamente. Per un premio facciamo un veloce 50 cc, dato che siamo tanto bravi. Ora facciamo il circuito di Toad, giusto per fare una prova. Allora, per chi non lo sapesse, la modalità in prima persona si attiva premendo il tasto sopra qua del joypad. Il tasto direzionale, anzi non il joypad. Allora, dovremmo tenerli in una maniera un po' più da volante. Ok, eccoci qua. Ok, sì, vabbè. Possiamo dire che il fatto di tenerlo in questo modo magari ci aiuta questo tipo di giocabilità, ma per il resto
è abbastanza inutile. Sono già dietro tutti. Abbiamo lasciato un guscio. Oddio. Un grappato per forza. Un grosso distacco già verso gli altri. Quindi tutti e ben 50 cc. Oh. Ci provo. Faccio il mondiale, ovviamente arrivo ultimo. Anche perché io non sono un grosso giocatore di Mario Kart 7, ma ne conosco tanti. Via trappato. Oddio. Ultimo giro intanto. Vale. Un altro. Hanno preso di mira. Basta. Mi lanciano il fungone. Neanche una monopiera. Calamaco. Adesso va un po' a mozzo. Ma si riesce a chiudere in bellezza. Ok. Traguardo. Vabbè, facciamo vedere per piacere, ecco. Allora, dopo quindi averlo provato, le prime considerazioni sono: questo è una periferica esterna che a mio avviso non serve proprio per niente, in quanto anche la precisione che ha il 3DS, in quanto quando utilizziamo il giroscopio, è già perfetta, quindi non ci serve. Questa è un'impugnatura più adeguata magari, anche se è molto ingombrante, la devi tenere in una maniera proprio, io lo tenevo tutto storto perché sto facendo il video tutto, quindi sono un po' in difficoltà. Invece questa maniera, proprio da volantino di mini kart, è abbastanza grossolana, però una buona impugnatura. Poi la cosa buona forse sono i tasti RR che sono RL, che sono facili da schiacciare, e quindi, perché io faccio sempre fatica a schiacciare ogni tanto, e quindi può essere una buona cosa. Per il resto consiglio solo questo mini volante agli amanti del genere. Qua mi sta suonando il telefono e risponderà qualcuno, spero. Vi saluto e vi aspetto con un prossimo video. Grazie per aver visto questo video. Ciao ciao.